Salve amici del Centro Meteo Italiano! Il mese di settembre sta per iniziare e con esso si avvierà una fase stabile, a tratti insidiata dalle piogge, ma vediamo perché. Proprio in queste ore un'area di bassa pressione si sta allontanando dall'Europa orientale verso il comparto eurasiatico, per lasciare più spazio all'alta pressione sull'Italia. Ultimi temporali previsti dunque tra oggi e domani, con fenomeni che risulteranno sempre più localizzati sui settori montani. La stabilità sull'Italia avrà vita breve, in quanto nella seconda parte della settimana avremo qualche infiltrazione umida dai quadranti occidentali. Ad essa sarà associato un aumento della nuvolosità generalizzato, ma anche la possibilità di piogge a partire dalle regioni tirreniche. Al momento, tuttavia, non sono previsti fenomeni di grossa entità. Modelli ancora confusi nel medio termine. Da una parte, GFS continua ad ipotizzare una nuova perturbazione per la seconda settimana di settembre, per il definitivo avvio dell'autunno meteorologico. Dall'altra, il modello europeo propone un colpo di coda estivo col possibile ritorno di un promontorio d'alta pressione africana. Capiremo nei prossimi giorni quale sarà l'esito della prima parte del mese di settembre. Nel frattempo non perdetevi tutti i nostri prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.